Bene, 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 bene. Ci siamo. Ora è il momento del lonfo. Il lonfo. Il lonfo, seconda parte. Tutto ebbe inizio qui, con un cuscino, il letto. Rifacciamo, ricreiamo l'atmosfera giusta per il lonfo parte seconda. Vieni, in tanti ce l'hanno chiesto. Smaddi, vieni, è cresciuta un pochino. Ecco qua. Vede, io sono cresciuta, sì. Solo che sto seduta sul letto, quindi non si vede tanto. Ah, ecco. Però sono cresciuta. E me non avevamo dubbi, non avevo dubbi. Lo so, crescono. Iniziamo il lonfo, piccolina mia, vado. Il lonfo. Il lonfo non va certo. Nebulisce, è molto raramente barbiata. Ma quando soffi il bego, abisce. Sdilecco un poco, e gnaggio, sacchi patta. E frusco il lonfo, è pieno di lupigna. A rafferia. La malvente suffulenta. Se soffi, ti sborugna e ti lupigna. Se lugri, botalla. E ti criventa. E il vecchio lonfo è sì, ciao, ho capito. Sei brava. Non c'è più bisogno di me. Sei cresciuta ormai. Anche se stai sul letto seduta, sei cresciuta. Non fa niente. Saluta. Ciao, ma sono una matura. Ciao. In molti mi avevano chiesto di rifare il video, io non l'ho mai fatto. E il motivo qual era? Era questo, che purtroppo ti senti un attimino vecchio te. Loro crescono, anche se stanno lunghi sul letto, crescono uguale. Crescono e non hanno più bisogno di noi che li invecchiamo come piccoli pulcini. Quindi crescono e li vedi così volare